Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo quarto episodio di Mad Father. Nello scorso episodio siamo riusciti più che altro a raggiungere il laboratorio di nostro padre, ma abbiamo scoperto che anche nostra madre, come tutti gli altri esseri uccisi da nostro padre, è tornata in vita e vuole riprendersi la sua vendetta su nostro padre. Abbiamo visto nostra madre e nostro padre scappare da questa porta qua e presumibilmente sono andati avanti di qua. Quindi oggi ragazzi proseguiamo. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace per questa serie che è qualcosa di totalmente nuovo che sto facendo e che veramente sta piacendo soprattutto. Quindi mi raccomando sostenetela sempre e andiamo. Ho già paura di cosa andrò a vedere. Ok, queste cose qua. Ok. Niente di particolare. Eh sì, volevi. Qua c'era qualcosa, l'ho visto. Un corvo, perfetto, salviamo. Vabbè che avevo già salvato, però almeno qua. Si sa mai. Ok, qua ci sono i barili. Questo qua è il pezzo di scala per lattico. Ok, forse devo tornare indietro, ma non sono sicuro. Proviamo a proseguire un attimo. Qua ho trovato una scala. Ok. Proviamo a salire. Io delle scale, raga, negli horror ho sempre paura perché di solito in cima si trova qualcosa di brutto. Ok, ho sbloccato la porta. Ah, ho capito. Ok, perfetto. E da qua, interessante, da qua possiamo andare all'attico, ragazzi. Perfetto. Oggi, tra l'altro, sto registrando che sono in casa da solo. C'ho la porta aperta e c'ho lo sguardo perso nel buio. Sono le 10 e 10 di sera, ragazzi, quindi è veramente una situazione poco bella. Forse devo fare così. Sì, questa cosa che vanno via le luci. Quello è un cappio per impiccarsi. Oddio. Ok, qua ho ottenuto una gemma. Aspettate. Allora, mi puzza tanto quel coso lì in alto. Oh, esploriamo un attimino qua. Non andare via, ti prego. C'è tipo la luce che va via, è una cosa bruttissima. Forse se funziona come quando abbiamo trovato il coltello, devo fare così. No? Forse allora così devo fare. Che devo fare? Non sapete che non riesco a capire. C'entra sicuramente questo vaso qua, perché altrimenti, cioè, non me lo mettono così a muzzo. Il problema è, c'entra in che modo? Cosa devo farci con sto vaso? Bella domanda. Ma soprattutto, dove sono finiti mio padre e mia madre a sto punto? Come ci posso salire lì sopra? Ok, a cosa servirà sto wood bucket? Oddio mio. Che bel bordello. Non ditemi che devo già tagliare, vi prego. Che io debba salire qua sopra, ma dubito. O che mi sono perso qualche stanza. Che è plausibile come cosa. Quindi adesso provo a tornare un attimino indietro. E a vedere se riesco a combinare qualcosa. Perché quel vaso lì non riesco a capirne l'utilità. Sinceramente. Allora, l'hidden passage ovviamente è aperto. Sì. Ottimo. Di qua si torna giù. E qui no, qui raga non c'è niente di particolare. Lì vedo una cosa bruttissima, aspettate. Ah, ecco, no. Cos'è sta roba piena di sangue? Oh Gesù bambino. Ok, lì ho visto una porta molto sospetta. L'unico problema è che non so come arrivarci. Quelli sono sacchetti normali. Gesù, non so proprio cosa fare, ma tu eri morta, vero? È svenuta, semplicemente, ok. Gesù Cristo. Non capisco, raga. Mi sa che mi conviene tagliare e cercare di capirlo fuori off camera, perché altrimenti qua non si capisce proprio niente, veramente. Non so cosa fare. Quindi, raga, stop un secondo e cerco di capire veramente cosa fare. Ok, perfetto, raga. Come vedete, era più facile del previsto. Bastava semplicemente spingere questo vaso giù da questa altura, diciamo, e otteniamo, attenzione, attenzione, questo è una motosega.
Oh Gesù. Press the special key. To keep the change. Ok. Ricordo papà che giocava con... Ah, mi sa che un altro flashback. Sì, ci sono tipo io che gioco con la motosega. Ok, oddio. Immagino che non vada bene. Che cosa stai facendo? Scusami. Questo non è un gioco. È molto pericoloso, capito? Non giocare mai con qualcosa di questo genere. Scusami, papà. Sono felice che, non, che tu non ti sia fatta male. Pensavo che questo fosse da qualche parte. Pensavo che fosse lontano, che non fosse a tua portata di mano. Ok, ce l'abbiamo fatta. Dove diavolo l'hai trovata? Scusami, papà. Ma io con questa motosega, esattamente. Cosa ci devo fare? Ok. Aspettate, adesso sono curioso però. Andiamola a provare un attimo sugli zombie. Non ho visto nulla, ero distratto. Cos'è successo? Come ti sei rotto? No, 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 cos'è sta roba? Oh. Ah, ok, devo push, push, push. E ancora un'altra volta. Cos'era l'episodio 2 che è venuto fuori sto push? Io sto pushando come se non ci fosse un domani, ma mi sta ammazzando di botte. Dai! Oh, ce l'ho fatta. Fuggi, fuggi, fuggi. Perché è tutto nero? Ok, aspettate. Vieni qua, vieni qua, maledetto. No, 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 ho sbagliato qualcosa. Perché non mi equipaggia la motosega? No, davvero non mi equipaggia la motosega? Perché sta cosa? Ma soprattutto. Che diavolo mi sta a significare quella cosa che mi ha portato via? Sapete che non ho capito. Aspettate, provo a vedere nelle stanze. Ma io non capisco perché non mi fa più equipaggiare la motosega. Forse la posso usare solo in determinati momenti. È questo che mi vuole dire il gioco? Tu? Ah, tu sei tornato qua, ok. Una bambola, non c'è niente di particolare qua. Ma senti qualcuno, ma che diavolo potrebbe servirmi una motosega, raga? Non ne ho idea. Sto cercando di ragionare su sta cosa, ma non ne ho proprio idea. Una motosega, dove cazzo? Sapete che non lo so. Non lo so proprio. Ma tipo da qualche parte di qua non saprei, sinceramente. Ecco, tipo, qua la posso equipaggiare. Ah, ok, aspettate. Esatto, sì, perfetto. Ok, lì prima c'era qualcosa. Cos'è sta cosa per terra? No, disequipaggia. No. Ok, qui prima c'era qualcosa, raga, sono sicuro. Ah, no, sei bruttissimo, vai via. Cosa sei? Allora, lei è ancora più pazza del dottore. Credo che stia parlando di mia madre. Che cosa me ne può fregare? Ok, non posso farti del male. Allora, ok, perfetto. Penso di aver trovato una gemma, raga. Sì, perfetto. Immagino di dover spaccare anche questi cosi qua d'ora in poi per trovare gemme. Probabilmente mi dimenticherò. Oh Gesù Cristo, cos'è sta roba? Non mi piace.
Drum non è batteria? Tipo? Boh, ma non mi sembra proprio una batteria sta cosa. Vabbè, proseguiamo a sto punto. Il corvo, per forza. Per forza. No, ok, ho già salvato, via. No, immagino, sembrava chiusa. Chi sei? Oddio, non ha gli occhi. Non ha gli occhi. Non posso vedere, non posso vedere nulla. Quell'uomo mi ha portato via gli occhi. Penso che quell'uomo sia mio padre. Sto cercando i suoi occhi. Forse... Ho degli occhi qui. Sono questi i tuoi? Non penso che possa sentire. Allora, se non ricordo male, devo trovare un modo per farle arrivare sti benedetti occhi. Questa zona qua mi piace proprio poco poco. Ok, questo qua sembrava sangue, invece sono bottiglie di vino, sulle quali non posso camminare, tra l'altro. Sbloccata la porta, da dove sbuco? Ah, capito? Te capì? Era il magazzino dietro, si sta collegando un po' tutto, quindi questo portone qua non vorrei aprire. E no, invece devi aprire perché altrimenti non so cosa fare, figliola. E la porta è chiusa. E ok. Io a te come ti raggiungo? Porta chiusa dall'interno, mi devi rifare tutta la scenetta, sì. Mi sa di sì. Allora, avrà a che fare con quel pulsante lì dietro, raga. In qualche modo. Solo che... Cioè, non... Parliamone, non ci arriverò mai. Aspetta, vediamo se... No, ok, ho capito. Forse devo selezionare gli occhi. Mi è venuta l'illuminazione adesso. No, no, non la motosega. Vediamo se... Can I get this to that girl in qualche modo? Ho capito, in qualche modo come però? E questo è il problema. Io non ci riuscirò mai. Ok, ho capito che non puoi vedere, l'ho capito. Non so, provo a usare il wood bucket, il pendant, cosa posso usare? Oddio mio, non ci capisco nulla, ragazzi. Questo wood bucket che ho, come... Cosa cavolo serve? Sto maledetto bucket. Allora, qua ho sbloccato... Questo qua è lo storehouse, va bene, ci siamo. Aspettate, lì c'è un cazzo di cadavere. L'ho visto adesso. Però non ci posso arrivare. Perché sta cosa? Però, volendo... Ah, ok, sì, perché c'era il sangue lì. Legit, ha senso. Però raga, mi sa che devo stoppare un'altra volta perché... Aspettate, il cane se n'è andato. Ma non posso comunque avvicinarmi a sta zona. Perché? Fammi avvicinare, maledetto. Non c'è più il cane, perché non posso... Eh sì, ma raga, non ci arriverò mai. Sono aumentati. Sono aumentati a sproposito anche. Ok. Non so che cazzo dovrei fare qua. Boh. Mi sa che raga, stoppo ancora un secondo. E vedo di capirci qualcosa. Nel frattempo vedo di entrare. Ok. Meglio andarsene anche di qua. Ok. Stoppo un attimo e ci rivediamo appena capisco cosa devo fare. Ok, ragazzi, ho scoperto come andare avanti. Anche in questo caso è stato difficile. Infatti, ho dovuto cercare un tutorial su internet. Ma comunque dovremo andare a parlare con Maria. Infatti, scopriremo che sotto la sua gonna ci sarà una chiave. Una chiave di una stanza, ragazzi. Questa stanza ci verrà mostrata da questa strana persona abbastanza inquietante che fluttua. Sì. E vabbè, in ogni caso io so dove si trova ed è una stanza che abbiamo già visto ma che abbiamo un pochino ignorato. Ora dovrebbe apparire qua, esattamente. Ed ecco qui che...
si leva letteralmente e quasi ci si apre la porta a muzzo e la stanza, ragazzi, è questa qua. Adesso andremo a vedere di cosa si tratta e qual è l'utilità di questa stanza. Quindi la apriamo con la chiave della camera ed eccoci qua. Eccoci qua. E se non sbaglio, qua dovrebbe esserci un diario, esattamente, e ora ci sarà un dialogo. Potrebbe essere questo il diario di Maria? Leggi il diario? Ovviamente sì, che domande. Dottore, è passato un anno e un giorno da quando sono venuto in questo luogo, da quando sono venuta in questo luogo. Non dimenticherò mai quel giorno. Ok, se vi ricordate c'era stato preannunciato che era una ragazza trovata per strada. Per piacere, cibo. Cibo. Ed eccolo lì, quello che sembra essere nostro padre in smoking. Qualcuno. Cibo, qualcuno. Un barbone. Potrebbe essere un ottimo soggetto per i miei lavori. È un peccato vedere una così bella in queste condizioni. Vieni a casa mia, per piacere. Ti darò dei vestiti e dei pasti molto succulenti. Quindi qua capiamo che in realtà l'assistente era destinata anche lei diciamo, agli esperimenti. E poi adesso, come vedrete, succederà qualcosa che farà scattare, diciamo, una situazione diversa. Stai qui per un momento, stai qui per un momentino. Dirò alla mia famiglia di te. Famiglia? Ho una moglie e una ragazzina e una bambina attorno ai 7 anni. Sono sicuro che ti daranno il benvenuto. Famiglia. Ok, e come vedete, ragazzi, c'è il tipo, quello che ci ha condotto qua, che si trova all'esteso e si lamenta, tipo. E adesso, come vedrete, questa persona è come me. Che brutto infortunio. Deve far male. Forse posso fare qualcosa. La mia gonna non sarà forse abbastanza, ma è l'unico vestito che possiedo. Sì, e come vedete rimane in mutande, mentre cerca di curare quello lì. E adesso vedremo che il dottore se ne accorgerà. Eccolo qua. Sono sorpreso. Stava per morire, ma si è recuperato questa notte. Sembra che gli sia stato dato un eccellente trattamento. L'hai curato? Sì. Che capacità. Sei veramente dotata di un eccezionale talento. Per piacere, io non posso permettere che ciò venga sprecato. Qual è il tuo nome? Ah? Io sono Maria. Maria? Che bel nome. Sembra tipo l'introduzione del professor Rock, ma vabbè. Maria, vorresti essere la mia assistente? Eh? Vorrei non perderti, per piacere, stai qui con me. Beh? Non ti fidi di me abbastanza. Ah no, mi diffiderei di me per il resto della tua vita? Credo che interest sia il contrario di trust. Sì. E qui capiamo anche la storia di Maria. Ero così felice che tu mi avessi salvata. Ero sola, ma mi hai reso utile. Mi hai dato dell'amore. Tutto ciò di cui avevo bisogno. Starò con te. Come potrei vivere senza di te? Ti amo, dottore. Schermo nero, raga, non mi piace. Non mi piace per niente. Non ho mai saputo nulla di Maria, dopo tutto. Forse Maria amava davvero il papà. Ok, signori miei. Adesso mi sono informato anche su ciò che c'è da fare adesso.
Ed è anche in questo caso una cosa che, cioè, ragazzi, proprio non ci sarei arrivato, ma neanche, cioè, per sbaglio, capite? Allora, dobbiamo andare nel giardino. Dobbiamo andare nel giardino e con il nostro secchiello di legno, se non sbaglio, qua così, dobbiamo raccogliere dell'acqua. Adesso vedrete, ecco qua che abbiamo raccolto la nostra acqua. Hai ottenuto dell'acqua. Adesso, con una velocità abbastanza discutibile, dovremo andare a spegnere il fuoco e poi vedrete. Quindi, se il nostro personaggio si muove un pochino più velocemente, perfetto. Il fuoco brucia, vuoi mettere l'acqua sul fuoco? Ovviamente. Ed ecco qua che spegniamo il fuoco, ragazzi. Ma cosa succede? Adesso sembra che tu possa andare nel camino. Sì, ed eccoci che entriamo nel camino. Come vedete è zoomatissimo. E ragazzi, senti una ragazza piangere da qua. Chissà chi sarà mai. Se questo luogo entra nella sua camera, posso darle gli occhi. Esattamente, ragazzi, buttiamo giù gli occhi e adesso dobbiamo tornare indietro dalla ragazza. E poi concludiamo l'episodio perché stiamo, diciamo, stiamo sforando il tempo massimo. Vaffanculo, infame schifoso, levati. Ok, spero di non sbagliare la strada. Di qua si poteva andare. No, mi sa che ho sbagliato tipo tantissimo. No, ok, è giusto, perfetto. È giusto, vai di qua. C'è ancora quell'uomo vecchio che non so se avrà un'utilità in futuro. E adesso siamo arrivati dalla tipa qua. La tipa qua che, come vedete, ha recuperato i suoi occhi. Credo, eh. Dovrebbe. Ho trovato i miei occhi, sì. N non so se sono proprio tuoi perché nella roba lì ce n'era più di uno, però insomma diciamo che adesso hai gli occhi. È un po' biologicamente impossibile che riattaccandoti gli occhi tu possa vedere, ma comunque. Posso vedere! Posso vedere! Ok. Zia? Ok, pensavo mi si fosse bloccato il gioco, che infarto. Grazie. Cosa mi hai lasciato? Dimmi che è qualcosa di utile. Una gemma. E mo però? Sono contento che tu mi abbia lasciato una gemma, ma io adesso non so cosa fare. Cavolo, speravo che. Ah, aspettate. Cazzo, perfetto. Ok, ragazzi, però in questa porta proseguiremo nel prossimo episodio. Io spero che questo qua vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale. Mi raccomando, rimanete sintonizzati perché nel prossimo episodio oltrepasseremo questa porta e scopriremo che cosa c'era. Mi raccomando, passate anche dai social che trovate qua sotto nella descrizione e noi ci becchiamo in un prossimo video.